Un giorno la signora Cimborska riceve una telefonata. Signora, siamo dei suoi fan, dei suoi ammiratori. Siamo non vedenti. Siamo un gruppo di non vedenti della sua città. No, verrebbe a leggere una sua poesia da noi? E lei dice, sì, certo, ci mettiamo d'accordo con la mia assistente. Benissimo, loro va, lei va, comincia a leggere. Mi immagino 30-40 persone cieche davanti a lei, un piccolo palco, e lei comincia a leggere. E mentre legge si rende conto che quelle persone, il suo pubblico, per la prima volta nella sua vita, sta leggendo le sue poesie sulla vita, sul mondo, eccetera, a persone che non hanno mai visto quello di cui lei sta parlando. Sente qualcosa dentro di sé, inquietantissimo, ma non può fare altro che leggere, andare a casa e in un mese, 10 giorni, una notte, un anno, scrive questa poesia bellissima che vado a leggere. I ragazzi adesso sono di nuovo attenti e la leggo come commiato. È un festival di poesia, questo è un festival di musica, e la poesia e la musica vanno benissimo insieme. E quindi adesso di Wisława Szymborska, Wisława, la cortesia dei non vedenti. Immaginate di essere con 500 studenti e noi siamo sul palco di Vignola adesso. Il poeta legge le poesie ai non vedenti. Non pensava fosse così difficile. Gli trema la voce, gli tremano le mani. Sente che ogni frase è qui messa alla prova dell'oscurità. Dovrà cavarsela da sola, senza luci né colori. Un'avventura rischiosa per le stelle dei suoi versi e l'arcobaleno, le nuvole, i neon, la luna. Per il pesce, finora così argenteo sotto il pelo dell'acqua, e per lo spartiero così alto e silenzioso del cielo. Legge, perché ormai è troppo tardi per non farlo, del ragazzo con la giubba gialla e un prato verde, dei tetti rossi che puoi contare nella valle, dei numeri mobili sulle maglie dei giocatori, della sconosciuta nuda sulla porta schiusa. Vorrebbe tacere perché sia impossibile, di tutti quei santi sulla volta della cattedrale, di quel gesto del Dio al finestrino del treno, di quella lente del microscopio e del guizzo di luce sull'anello, degli schermi e specchi e l'album dei ritratti. Ma grande è la cortesia dei non vedenti, grande la comprensione e generosità. Ascoltano, sorridono, applaudono. Uno di loro persino si avvicina con il libro aperto alla rovescia, chiedendo un autografo che non vedrà mai. C'è un palco, immaginate, alto 1,50 m, quasi come me. Quando sto uscendo dalla quinta di destra, quando sento un corpo che salta sul palco, un corpo umano, prima di voltarmi penso che siano gli organizzatori del festival che mi dicono: aspetta Giuseppe, dovevamo premiare dei ragazzi che hanno fatto dei cortometraggi. Mi volto e quello che vedo è il corpo di un ragazzo di 19 anni, bello, alto, qua, voltato verso dietro, che fa: Giuseppe, scusami, non volevo farlo, non lo so come sono finito qui, ma Giuseppe, scusami, che vergogna, non volevo farlo, ma dopo questa cosa che hai fatto... Io da qui lo guardo e capisco che quel ragazzo lì è un ragazzo non vedente. E sta andando verso e continua a fare: Giuseppe, scusami, guarda, non volevo. Mi avvicino, gli prendo la mano e gli dico: ehi, ma come sei arrivato qui? Sei una bestia. Hai saltato 150 centimetri. Ma da dove? Come ti chiami? Marco, scusami, non volevo farlo.
e mi abbraccia, e mentre mi abbraccia io mi sto commuovendo, lui si commuove, sento i muscoli e il diaframma di un giovane ragazzo che si commuove. Dico: no, aspetta, non piangere, che sennò piangiamo tutti. Da dove arrivi? Ero seduto laggiù vicino ai miei compagni. Cioè, tu vuoi dire che hai fatto tutta la platea da solo al buio senza vedere? Sei saltato? Sì. Come ti chiami? Marco. Marco, sei stato grande, sei arrivato dal cielo. Ci siamo seduti davanti, gli ho alzato la mano come si fa ai pugili, e tu: ragazzi, vi rendete conto cosa ha fatto Marco? Che cosa lo ha spinto a fare? No, perché non solo quello che tu hai raccontato, il Mediterraneo, la tua crisi, la tua storia, ma che alla fine poi io già volevo dirti che mi avevi colpito, ma quando hai letto la poesia sui ciechi, l'hai letta per me, io ero lì, volevo che tu sapessi che è come se l'avessi fatto per me. Guarda, non mi è mai... Dice: no, non mi è mai successo a me che un ragazzo arrivasse su un palco così. E non ti devi scusare, Marco, perché sei un miracolo. E io racconterò la tua storia, che dovrò pagare la SIAE, perché come la sto facendo adesso. E poi ho detto: vi rendete conto? Marco è la risposta vivente a quella domanda che ho fatto all'inizio. Cosa deve succedere? Perché qualcosa è qua che succede nelle nostre vite. Addirittura lui ha fatto 30 metri senza vedere per arrivare qui e toccarmi, perché voleva dire che lo aveva toccato quell'incontro. La storia è finita. 20 secondi ce ne andiamo, perché siamo in ritardo. Ma le storie, sapete, hanno anche un ricciolo. Cosa succede? 2 giorni dopo, Marco mi chiama a casa. Sto preparandomi da mangiare con la mia compagna e dico: Marco, che bello che ci siamo scambiati, avevo voglia di parlarti. Mi racconta la sua storia, insomma, ve la faccio breve: a 12 anni ha perso completamente la vista, adesso sta meglio perché comunque la sua famiglia studia, cioè, va a scuola da solo, canta in un gruppo rock, faccio la radio. Vabbè, ci stiamo salutando, ci chiama, mi chiama e non ti scusare perché sei un regalo. Aspetta, e vedo che la mia compagna vuole chiedergli qualcosa, che lei era testimone, perché sennò questa storia che ti sto raccontando, forse potreste pensare che me la sono inventata. No, è vera, lei è testimone, c'era lì quella mattina al festival di poesia, che un ragazzo cieco è saltato sul palco, e lei mi dice: chiedigli qualcosa, chiediglielo tu, scusami Marco, aspetta, te lo devo chiedere, che cosa vuoi sapere? Sapete che cosa le ha chiesto? Lei che ha visto? Chiedigli se si aspettava che fossi così basso, perché lei ha visto che lui mi abbracciava così. Hai sentito, Marco? Sì, in effetti mi aspettavo che fosse un po' più alto, ma mi stai bene così, Giuseppe, voglio dire grazie, sei molto generoso. Ecco, questa è la storia.